Ragazzi, in questa piccola recensione voglio parlarvi dell'applicazione fotografica Hipstamatic. A mio dire, un'applicazione davvero, 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 davvero bella. Ottima per far foto. In questa applicazione è possibile combinare custodia, pellicola e obiettivo e flash. In questa applicazione si paga tutto. Abbiamo, quando l'acquistiamo, non ricordo il pacchetto base, comunque pellicola, obiettivo per poter essere pronti a creare. Qui abbiamo il market dove possiamo vedere l'attrezzatura al primo piano, dove ci sono i pa vari pacchetti. Questi pacchetti che variano da 89 centesimi fino a 4-5 euro. In questo pacchetto, ad esempio, ci dà la lente, una pellicola e qua ci sono gli esempi di fotografie scattate con questa lente e questa pellicola, vedete? Ad esempio, andiamo a comprare questo, credo che 89, abbiamo pellicola, lente e anche il flash, e sotto in qual modo ci fa vedere le foto scattate come escono. Poi abbiamo la divisione per categorie dove è possibile vedere solo ad esempio le lenti, e dove ci fa vedere lente ovviamente con una pellicola. Poi abbiamo i vari flash, ecco dove c'è anche oltre alla luce, il flash dà anche un effetto, le varie pellicole e le varie custodie. Ok, questo l'abbiamo visto. Quindi diciamo, chi la volesse comprare con il pacchetto base ci fa poco e niente, quindi c'è in previsione una spesa di qualche soldino che, oddio, per gli amanti della fotografia, devo dire che vale la pena fare questa spesa. Quando si acquista, come avete visto, ti danno lente, obiettivo e in alcuni casi flash e custodia già accoppiate. La cosa molto carina da fare comunque è, nel tempo libero, poter creare delle vostre combinazioni, unire obiettivi e pellicole per poter ricreare degli effetti davvero davvero piacevoli. Abbiamo tre modalità di foto: bassa qualità, qualità media e alta qualità. Andiamo a vedere. Ok. Con il pulsante giallo si scatta. Allora, qui possiamo poi vedere le foto stampate. Abbiamo un attimo, abbiamo questa qui che è senza flash. Questa qui col flash del tasto destro, dove vedete a destra abbiamo un alone rosso, quindi l'effetto del flash, a sinistra solo la luce. Ok, ritorniamo a qua, ci danno i dati EXIF. Ok, come si arriva? Eccola, stampe. Ritorniamo alla macchina fotografica. Ecco, possiamo avere i nostri preferiti. Allora, cliccando il tasto più, ce lo creiamo noi il preferito, quello nuovo preferito. E poi, scorrendo a destra e a sinistra con il dito, possiamo vedere i preferiti già creati, con a fianco le foto scattate con questo tipo di macchinetta, così per ricordarci anche il tipo di effetto che ci dà. Le foto scattate sono di qualità, come ho detto prima, possiamo scegliere il rapporto 1 ad 1. Vale la pena acquistare questa applicazione? Per me sì, le foto sono molto belle. Gli unici difetti sono: primo, è che è tutto a pagamento, e il secondo è che non si possono controllare i tempi di scatto e i diaframmi. Spero che con il nuovo iOS gli sviluppatori implementino questa possibilità, così da rendere questa applicazione davvero il top dei top. Ciao ragazzi!